E bentornati sul mio canale, oggi nuovo video. Allora, non vi spaventate perché mi sono da poco svegliato e fra l'altro ieri ho avuto la malsana idea di togliermi la barba. Sì, perché io un paio di volte all'anno me la tolgo completamente, anche un po' per far respirare la pelle, per farla ricrescere in maniera corretta, e quindi ieri l'ho voluta togliere e avevo detto basta video per qualche giorno, basta uscite, rimango chiusa in casa fin quando non mi ricresce, perché sembro un bimbo minchia di 16 anni quando invece ne ho quasi 40. Va bene, detto ciò, non mi interessa comunque perché so che voi amati follower mi seguite sempre con molto molto piacere. Allora, ho qui due paccozzi, mi sembra di essere alla vigilia di Natale, perché in realtà io, allora, in questo so benissimo cos'è perché me lo sono comprato da me, l'ho ordinato sul sito della Disney Store. Quest'altro è arrivato ieri col corriere, è arrivato da eBay ed è un regalo del mio ragazzo. In realtà ho un po' spoilerato perché la scatola mi fa già capire cosa ci possa essere dentro, perché la venditrice eBay ha riciclato la scatola e quindi ho dedotto di che cosa si tratta e sono veramente, veramente molto molto contento, ma la certezza non ce l'ho perché comunque potrebbe essere una qualsiasi cosa ma non quella che penso io. Bene, bando alle ciance, direi di iniziare ad aprire quello sicuro, che è quello che appunto so cosa c'è all'interno. Che bella la scatola, guardate. Questa si può anche colorare eventualmente, molto molto carina. Mi piace. Comunque, dicevo, andiamo avanti. Ok, questa ovviamente è quella, ma che carina la scatola anche dentro, veramente, troppo troppo carina. Allora, ovviamente questa è quella che ho ordinato io. Allora, io l'ho pagata 16,90€, il suo prezzo originale, con la spedizione gratuita, perché avevo un buono sulla spedizione gratuita che mi è stato regalato dai ragazzi del Disney Store di Bologna. Anche perché io rincorro questa bambola da mesi. In realtà rincorrevo sia lei che Alice nel Paese delle Meraviglie, che mi ha regalato il mio ragazzo e ve l'ho fatta vedere in qualche video precedente. Ma volevo tantissimo anche Wendy. Controlliamo, mi sembra che sia tutto ok, tutto a posto. Allora, mentre Alice ho deciso di tenerla in box, lei invece la voglio aprire perché comunque ci voglio giocare, mi piace tanto. Allora, prima di andare a fare l'unboxing completo di Wendy, andiamo ad aprire il pacco a sorpresa. Ragazzi, sono veramente, veramente troppo curioso. Fra l'altro io così stamattina ho deciso, prima di andare a lavoro, di fare questo video. Ma ripeto, io mi vergognerò tantissimo quando andrò a fare l'editing, perché mi vedrò veramente che sarò osceno. Voi non lo vedete? Lo riuscite a vedere nell'angolo? Ecco, bene. Il solito gatto. No, vabbè, o è lui o è Portos. Diciamo che Athos e Portos sono due dei tre gatti che di solito si affacciano durante i video. Allora, andiamo ad aprire anche questa. All'interno c'è ovviamente tutta la scatola decorata. Allora, super imballata, devo dire la verità. È talmente imballata che non si riesce a capire cos'è. Ripeto, io sono quasi sicuro di averlo già capito, ma tanto voi poi nel video, nel titolo, nella copertina già lo sapete, e io in realtà in questo momento devo ancora averne la certezza. Mannaggia la miseria. Intravedo la scatola azzurra blu. Oh mamma, però veramente complimenti alla venditrice perché me l'ha super imballata, anche se io comunque ho intenzione di unboxarla. No raga, che bella che è. Cioè, veramente non mi devo commuovere perché ragazzi, veramente, cioè, il mio fidanzato è un tesoro.
Quanto sono belle tutte e due insieme! Sono troppo, troppo, troppo contento, veramente! Troppo, troppo, troppo contento. Allora, me la voglio gustare per bene. Andiamo ad aprire invece Wendy. Fra l'altro, lei ha un corpo particolare, perché ha un corpo più piccolo delle principesse, uguale appunto anche a quello di Alice nel Paese delle Meraviglie. Che, come vi ho detto, lei preferisco tenerla in box. Mentre Wendy, ho già un'idea un pochino come trasformarla, ma comunque la voglio aprire, mi piaceva troppo. Allora, non ha i piedi snodati. Speriamo che però abbia almeno le ginocchia snodate, perché alcuni corpi Disney in realtà hanno solo le braccia, ma non... Esistono anche dei corpi completamente snodati, io ce l'ho, li ho cambiati in quasi tutte le mie bambole Disney, perché io colleziono soprattutto Ariel e Biancaneve. Se volete andare a vedere bene, cercate il video dove vi faccio vedere la mia intera collezione e appunto vi mostro anche la collezione che ho di Biancaneve con i sette nani e di Alice con Ursula. Allora, ci siamo quasi. Ok, ce l'abbiamo fatta. Dopo questa va tutta nella carta e nella plastica. Veramente, veramente, veramente carina. Allora, sono super curioso, andiamo a togliere tutta questa cartazza che fa volume. Raga, non ha le ginocchia snodate. Buh, veramente, veramente buh. Cioè, cosa vi costa? Cosa vi costa veramente? Ha le gambe, quelle delle vecchie Barbie che cliccano. Bu, 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 bu. Però lei è veramente molto, molto carina. Poi, come al solito, la Disney ha sempre questa fissazione di fare le bambole con lo sguardo laterale. Sono poche, sono vecchie edizioni quelle con lo sguardo centrale. Non riesco mai a capire perché debbano fare queste bambole con lo sguardo laterale. Però comunque è veramente veramente molto molto carina. Anche il vestito è adorabile. Io poi dopo, allora, i capelli non glieli scioglierò, credo, non lo so, adesso ci penso in realtà, perché ho paura che, essendo una coda, va a finire che poi dentro è pelata, quindi magari li tolgo solo, la sistemo un po', li tolgo un po' di colla eccetera eccetera, però la coda sono quasi sicuro al 100% di lasciarla così. Allora, adesso andiamo su di lei, che è bellissima. Cioè, raga, io veramente, cioè, ma sono sicuro di volerla aprire. È stupenda. Allora, piccola premessa. In realtà, quando è uscita, io non me ne ero neanche accorto. Buh. E quando poi l'ho vista, perché di Ariel spesso escono le limited, ma quelle grandi, quelle da 40 centimetri. A me non piacciono, perché sono fuori scala, sono poco gestibili, non mi piacciono e di solito costano anche di più. Mentre quelle alte così, il prezzo è abbastanza contenuto e poi sono molto carine e sono in scala con le altre mie bambole. Lei credo che fosse, che costasse 45 euro, 48, comunque siamo lì, e è andata sold out, anche perché purtroppo c'è un grossissimo problema col sito della Disney Store che va avanti da tanto, tutti i collezionisti se ne sono lamentati, soprattutto quelli della comunità europea e italiani, perché è pieno di bot. Cosa sono i bot? Praticamente sono dei programmi che le persone acquistano, che in automatico, quando c'è praticamente l'uscita della bambola, in automatico riescono a acquistarla e a comprarla. E quindi noi poveri cristiani che magari siamo lì che facciamo click, clic, aggiungi nel carrello, paga, arriviamo che sono già esaurite. Inoltre, molto probabilmente, la quantità che annunciano nel sito non è quella reale. C'è stato anche questo sospetto, perché è impossibile che effettivamente nel giro di pochi minuti siano andate via tutte le bambole che loro dicono di aver messo. Il problema poi qual è? Che ci sono tantissime persone che non sono collezionisti, alcuni anche magari sì, però sono soprattutto le persone che speculano sul collezionismo degli altri, perché una bambola che è appena uscita la trovi già magari su eBay o in alcuni gruppi al doppio, al triplo del prezzo. È capitato adesso con Rapunzel, appena uscita si trovava subito a 3, 4, 500 euro con le persone che non sono riuscite neanche ad acquistarle e aggiungere nel carrello.
Quindi io sono assolutamente contro, io sono fermamente convinto che l'unico modo per stoppare questa piaga è il fatto di non acquistare da privati, in modo tale che la gente si ritrova poi con le bambole sul groppone ed è costretta a diminuire. Perché ho sempre pensato, nei vari gruppi che amministro, che le persone sono liberissime di mettere il prezzo che vogliono, poi sta nel buon senso del possibile acquirente decidere se acquistare oppure no. Tu per me una bambola che costa 10 euro la puoi mettere anche a 1000 euro, non mi importa nulla. Io acquirente non te la compro, ti rimane sul groppone, ben ti sta, fin quando poi non scendi a un prezzo effettivamente ragionevole, piuttosto che fare delle polemiche. Però comunque il mio ragazzo me la voleva comprare sul sito americano, che era ancora disponibile, però io gli ho detto no, non prendermela perché c'è la spedizione, c'è la dogana, lascia stare. Si vocifera che dovrebbe tornare disponibile sul sito italiano. Sono stato una decina di giorni a refreshare continuamente la pagina, ma non è mai più stata aggiunta. E lui a sorpresa me l'ha presa su eBay. Non so quanto ha pagato, ma penso che abbia pagato almeno il doppio di quello che è costata. Mi dispiace soprattutto perché comunque io sono contro a questa speculazione. Detto ciò, io la vado ad aprire, perché lei si merita proprio un posto. Non lo so, non ce la faccio. Sono sempre così, perché poi dopo... Basta, la apro. La apro, il problema mio è che io non la rimetterò più in scatola, già lo so, e in più io non sono capace ad aprire le bambole senza distruggere la scatola, quindi in realtà adesso per i deboli di cuore non guardate, perché farò un unboxing. No, forse in realtà ce la faccio anche abbastanza bene. Adesso basta solo magari tagliare i vari elastici e forse in realtà riesco anche a farla abbastanza bene in realtà. Sì, dai. Allora, non so se la scatola la riesco a recuperare, anche perché, ripeto, non mi interessa particolarmente. Però almeno non la distruggo. Allora, è un po' complicato in realtà, perché poi era da tantissimo tempo che comunque non acquistavo una bambola limited, perché di solito appunto non le compro perché costano tanto e poi perché appunto io preferisco giocarci e quindi, mamma mia raga, è bello però toccare una bambola limited che è chiusa dentro una scatola. È veramente una cosa veramente molto molto bella. Allora, ho deciso quindi che la vado ad aprire e quindi adesso vado a togliere tutti i sigilli. Allora, ma che belli stivaletti! Lo vedete, poi ci sono in realtà dei particolari che con le bambole chiuse in box purtroppo si perdono. Poi per carità, ognuno fa quel che vuole, se ci sono persone che la vogliono tenere giustamente chiusa fanno benissimo, perché voglio dire, ognuno gestisce la collezione come meglio crede. Ok. Bella, 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 bella. Veramente, veramente molto, molto bella. C'ha ovviamente la carta che anche questa non ha le gambe che si fanno, però vabbè, questa magari è da collezione, va bene così. Sto guardando, no, ok, tutto perfetto. Anche il trucco, c'è da dire che... Ok, questa era solo un pochino di polvere. Sì, io sono un po' fissato sul trucco, ma in realtà veramente lei... è perfetta, molto molto carina. Allora, probabilmente io la spoglierò, le sistemerò i capelli e dopo la rivestirò, le metterò comunque questo abito che è veramente veramente fantastico. E lei è l'edizione Holiday del 2020. Allora ragazzi, io sono veramente molto molto contento con queste due bellissime bambole. Io, che dire, è un po' come la notte prima di Natale, sono veramente, veramente molto molto contento, è veramente, veramente, veramente bella. Va bene ragazzi, io spero che comunque questo video vi sia piaciuto, perdonatemi se oggi ho una brutta faccia, dei capelli osceni, senza barba, che sembro veramente un bambino...
E poi giustamente gioco con le bambole, quindi in realtà il look ci sta. Allora, detto ciò, lasciatemi un commento, scrivetemi quello che vi pare, quello che più vi fa piacere, chiedetemi anche dei consigli, io cerco di rispondervi sempre. Ma lasciate un like a questo video se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale per supportarmi e attivate la campanellina per non perdervi nessuna notifica. Io pubblico un video ogni 3-4 giorni. Detto ciò, ci vediamo al prossimo video, ciao!